un po' di crimine ce l'ha, gli è salito un po' di crimine. Sto parlando di quello che è successo nella parrocchia di San Giovanni Evangelista a Toledo, dove praticamente un ragazzo ha sfondato con il SUV il portone di una chiesa e ha parcheggiato il mezzo sotto l'altare. È successo appunto a Toledo, protagonista questo giovane di un paese vicino che ha percorso la navata centrale con l'auto, provocando danni all'ingresso alle panche. E alle forze dell'ordine che sono arrivate appena è successo il fatto, ha detto di essere posseduto e che l'unico posto in cui si sentiva al sicuro era vicino all'altare della chiesa. Sì, però il SUV potevi lasciarlo fuori in piazza, non ho capito. L'uomo è stato portato in ospedale, dove è stato sottoposto a test di alcol e droga. Li ha passati tutti e due a pieni voti, eh?